Amici, con le piante dobbiamo dialogare e quindi vi sto facendo vedere un esempio lampante, l'ho cercato apposta, di come la pianta ci comunica che cosa vuole fare. Quindi la prima alleata quando dovete potare l'ulivo è proprio la pianta, è lei che vi dice di cosa ha intenzione. Vedete? Eccolo qua. Vi mostro un albero, ho cercato apposta questo esempio, eccoci, guardate quest'albero, vedete come si è predisposto, si è inclinato completamente verso il fondo della collina. L'albero ci sta parlando, ci sta dicendo qualcosa, infatti se voi vedete alle sue spalle ci sono queste enormi querce. Quindi la pianta tende ad andare verso la luce, ok? Quest'albero chiaramente sta prendendo la luce, probabilmente queste querce d'estate sono piene di foglie e quindi fanno ombra, e quindi l'albero, vedete, si è inclinato verso la luce. Questo esempio l'ho cercato apposta perché volevo farvi vedere in modo proprio notevole, perché a volte è più sottile la cosa, come l'albero sia il nostro primo alleato. L'albero ci comunica che cosa vuole fare, quindi se noi vogliamo potare un ulivo la prima cosa che dobbiamo capire è la posizione, l'esposizione al sole e la luce. Tutti questi fattori ce lo dice la pianta stessa. La pianta poi può essere considerata anche come una serie di piante. Possiamo considerare la pianta come l'insieme, eccolo qua, 1, 2, 3, 4, l'insieme di piante con una parte di tronco e una parte di radici, quindi è un insieme di alberi, non dovete considerarlo come un albero singolo. L'ulivo è una pianta da frutto particolare e quindi è come se fosse un insieme di alberi, ognuno con la sua parte di radice, con la sua parte di chioma, la sua parte di tronco. Quindi anche tra un ramo e l'altro è come se fossero tanti alberi, dialogano e parte una competizione. Ogni ramo cerca di competere con quello vicino per andare a prendere la luce. Ci siete? Ho cercato questo esempio perché è proprio lampante, qui si vede proprio come l'albero si sia predisposto per allontanarsi il più possibile da questo querceto che ha alle spalle, da queste enormi querce alle spalle, e quindi va a cercare la luce verso la parte più vuota. Dobbiamo da un lato assecondarla e dall'altro lato equilibrarla per fare in modo che resti produttiva e fertile.